succederà comunque. Staremo proprio giorni veramente del fuoco, ma sono troppo felice. Eccomi, sono in autostrada, stiamo andando a Lugano. Adesso abbiamo incontrato un traffico allucinante, il treno mi sono anche truccata perché non volevo spaventare tutti, e adesso finalmente la strada è un po' più libera e poi cercherò magari di fare anche qualche ripresa stasera, vediamo se riesco. Comunque poi ci sarà domani, appunto, domani mattina, domani pomeriggio, domenica, lunedì, martedì, sarà un vlog lunghissimo. Eccomi, sono in macchina. Siamo appena stati appunto questo evento qui. Siamo a Lugano, devo dire che è sempre bellissimo Lugano, mi piace sempre molto venire in Svizzera. E c'è stato questo evento molto carino. E il clima è perfetto perché ci sono 17 gradi. Infatti sono qua col giacchino, ma vi assicuro che non fa. Infatti sono qua col finestrino aperto. Adesso sono al parcheggio, dobbiamo pagare il parcheggio. E poi ci hanno consigliato di andare a Campione perché lì sicuramente c'è qualche ristorante aperto, visto che appunto è tardi, e lì sicuramente appunto c'è qualche ristorante aperto, visto che c'è il casino. E mi piace sempre Campione, perché Campione è bellissimo, con lago davanti, è veramente, veramente stupenda. Ci sono dei posti questi che secondo me meritano veramente di essere visti, quindi mi raccomando, se capitate dalle parti di Milano in 45 minuti, un'ora, siete da queste parti. E niente, adesso andiamo a mangiare e vediamo se riesco a fare qualche ripresa, se si vede qualcosa col buio a Campione. Questo merita veramente, guardate, cremina, petali, more, tortino al cioccolato caldo, ripieno di ribes, dolcetti al caramello, cantucci, non so cosa sia, e due meringhine. C'è anche il bizzanto, però non è mio. Buongiorno. Allora, sono svegliata, lavata, truccata. Non so neanche come sono truccata perché nel bagno non c'è una particolare luce. Quindi non so, vediamo un po' come sono. Boh. Adesso sto per raggiungere la metropolitana. Un paio di fermate. E arrivo all'evento. Ops, aiuto! Arrivo all'evento Pupa e poi oggi pomeriggio ci vediamo! Mamma mia, non vedo l'ora. Stanotte mi svegliavo ogni 5 minuti per vedere se il telefono era caricato giusto con la sveglia, per vedere se magari avevo suonato, l'avevo spento nel sonno e non me ne accorgo. Ho detto no, non posso svegliarmi oggi. E niente, adesso siamo qua. Ah, una bellissima giornata a Milano, nel senso, non piove, non fa particolarmente freddo e quindi è una bella giornata, sì. Adesso non vedo l'ora di vedere tutte le ragazze, yeah, rivedrò Lolla, penso dopo 2 anni. E niente, poi appena arrivo faccio vedere tutto. Devo capire, eccola qua, ci siamo riviste! Ragazzi, oggi la situazione è tragica. Visto che bella. Ho dormito 3 ore. È stupenda, non bella, è stupenda. Mi vuole bene, no? È altissima. È altissima? Quanto sono alta, Gabri? 1,72. Senza attacchi. Senza attacchi. Io 1,65, quindi è un po' più alta di me.
Naomi, appena uscita dall'evento, è stato bellissimo rivedere Lola dopo 3 anni, poi vabbè Veronica, Marta, Alice, tutte, veramente tutte, felicissima di aver rivisto loro, poi vabbè ci si vede spesso perché comunque agli incontri siamo sempre più o meno le stesse, quindi è bello anche rivedersi negli stessi posti con le stesse ragazze, tutte sempre molto carine. Adesso ci hanno fatto struccare, ci hanno fatto ritruccare e chissà come è venuto. Comunque adesso sto scappando, ho il fiatone perché sto correndo come una pazza. Adesso sto andando in metropolitana, cioè sto per andare a prendere la metro, così vado a casa e poi parto per Biella. Fra pochissimo ci vediamo, cioè oggi è giornata pienissima, troppo felice di vedervi, chissà quanto sarete, chissà tutto l'affetto che mi darete, cioè, non lo sapete, sono già emozionata, già crampia la pancia, infatti tutti che mi hanno fatto in bocca al lupo e non vedo l'ora, mamma mia che emozione, quindi mi sa che adesso ci vedremo fra un po', adesso vado a casa, appunto mi cambio e poi direzione Biella, fra poco sarò con voi. Eccomi qui, sono in macchina, sto per parcheggiare perché sono arrivata al centro commerciale Gli Orsi e fra pochissimi minuti nel negozio Glossip sarò lì da voi per conoscervi tutte, quindi sono super emozionata, vi farei vedere la mia manina come trema, non vedo l'ora di vedervi, a dopo. Vediamo per stare giù con me, ci siamo, ecco, è venuta a farlo, vedetevi se non è bellissima, no, lei è bellissima, lei è più bella dal vivo, tra l'altro molto di più, veramente è perché lo schermo del computer un po', secondo me dal vivo 1000 volte meglio, lei è la fotografa ufficiale. Ciao, ormai sarai in tutti i video, ormai tutti i video compaio io. Buongiorno ragazze, ce l'ho fatta, sono in auto e adesso sto per andare a Brescia. Finalmente oggi ci rivediamo, secondo incontro da Glossip. Oggi saremo nel centro commerciale Freccia Rossa. Ieri sera è stato bellissimo, poi non ho potuto registrare nulla perché poi sono rimasta a mangiare nel centro commerciale eccetera, ma aspettate che ecco, che mi dà fastidio, ma è stato veramente bellissimo, siete venute tantissime, non mi aspettavo che ci fossero così tante ragazze, soprattutto in una cittadina, perché comunque Biella non è grandissima, quindi mi aspettavo veramente di trovare poche ragazze, invece eravate tantissime, super calorose e mi avete fatto una sorpresa incredibile. Infatti quando sono uscita ero così, cioè sapete, tipo festa di compleanno a sorpresa, che tu entri in casa e trovi tutti sorpresa, ecco la stessa cosa io, perché ero arrivata poco prima nel negozio ed era ovviamente vuoto, cioè vuoto, c'erano le clienti normali e sono andata nel retro, ho detto vabbè aspettiamo le 5:30 per uscire, ero lì con Laura, la ragazza che organizza tutto, e mi fa Gabri sono le 5:30 usciamo, io no non c'è nessuno, e lei va fuori, torna, fa Gabri il negozio è pieno, e io no non è vero, Gabri il negozio è pieno, no non è vero, Gabri mi trascina fuori con la mano, io oh! No, veramente siete state stupendissime. Poi una super guest star è venuta anche Chiascrice. Ciao Chiara, grazie mille. È venuta apposta da Aosta per conoscerci. E veramente sia lei che tutte le altre, tantissime ragazze hanno fatto un viaggione infinito, c'è una mamma che ha portato sua figlia dal Lago Maggiore, un'altra signora che ha fatto 150 km per venire a vedermi, un'altra ragazza appunto, ciao, è arrivata proprio alla fine, arrivava da Aosta, poi è andata al Salone del Mobile, poi è venuta lo stesso perché appunto ci teneva, così almeno ci saremmo conosciute. È una cosa stupenda, veramente ti rendi conto quanto è bello il mondo di YouTube, anche perché su YouTube ormai tutte le mie amicizie
cose ormai sono, arrivano da YouTube o da Instagram, e quindi dare un volto a tutti i nomi che vedo sempre o su Instagram o su YouTube per me è una gioia immensa. Finalmente posso abbracciarvi e ringraziarvi per tutto l'affetto che avete sempre mi riguardi. Comunque adesso autostrada per Brescia perché devo guidare, e oggi vedo Vanessa perché Vanessa appunto viene a trovarmi, e poi stasera saremo insieme, andremo a mangiare insieme, quindi super seratuna in quel di Brescia, non vedo l'ora, sono felicissima, e quindi ci vediamo dopo, ciao! Eccoci qui, siamo all'incontro, è arrivata Vanessa, la special guest di oggi, anche se è malata, è venuta malata, ecco perché non ho editato il video di invitarmi, però non si vede, lo vedo, domani, anche io, tra giuro che lo crediamo. Le irriducibili sono rimaste anche loro. Guardate lui, sono rimaste tutte le irriducibili qua ad aspettare Vanessa che arrivasse. Giornata bellissima, vero? Ci siamo divertite. Eccomi qui, allora, sono stanchissima, sono le 11, sono in autostrada, quindi non vi guardo perché vorrei evitare i casini, anche se l'autostrada è completamente deserta, sto andando 90 all'ora, perché questo è il mio standard in macchina quando sono tranquilla e beata e non ho fretta, quindi me ne vado a 90-100 all'ora massimo, e perché appunto sono stanca e quindi voglio essere ben attenta alla guida. E niente, appena lasciato Vanessa è venuta con me l'incontro, con me è venuta appunto a trovarci a fine incontro, c'erano tantissime ragazze che sono rimaste lì proprio perché volevano salutare anche Vanessa, e poi siamo andate a mangiare in un posto bellissimo che tra l'altro non so il nome, è stupendo, sicuramente le ragazze di Brescia lo conoscono, cioè lo riconosceranno nella descrizione che adesso andrò a fare. Praticamente c'è questo negozio di abbigliamento e di arredamento, e poi appunto c'è il ristorante, c'è anche l'aperitivo. Noi volevamo rimanere lì per l'aperitivo, solo che non c'era posto, allora ho detto vabbè dai, rimaniamo qui a mangiare. Volevamo andare poi in un altro posto a mangiare. Siamo rimaste lì sia per l'aperitivo che per mangiare. Ho mangiato benissimo, perché ho mangiato questa crema di zucca col gorgonzola, stupenda, poi una crème brûlée alla nocciola con sulle nocciole tostate, cioè caramellate, buonissima. E niente, appunto sono stata con Vanessa tutta la sera a chiacchierare sulla giornata, ci siamo divertite tanto, l'incontro con voi oggi a Brescia è stato bellissimo, eravate tantissimissime che oggi non mi aspettavo così tante ragazze, siete sempre molto molto affettuose. Ho promesso alle ragazze di Brescia che farò un tutorial trucco per la laurea, perché c'erano ben tre ragazze che dovevano farla quest'anno per laurearsi, quindi mi hanno chiesto vogliamo il tutorial per la laurea, quindi lo dovrò fare assolutamente dedicato a loro e a tutte le altre ragazze bravissime che stanno per laurearsi. E niente, vi ringrazio di cuore per tutto l'affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. E niente, vi auguro una dolcissima notte. Ciao!